Cari amici, finiamo il discorso con una nuova ricostruzione dei bronzi, una ricostruzione che tenga presente tutti i segni che sono rimasti visibili sulle statue antiche. Ci muoveremo tentando appunto una lettura e interpretazione di tutti i segni presenti sui bronzi, eliminando tutti gli elementi proposti dai vari studiosi che non abbiano prove materiali a sostegno, cioè non siano visibili, e cercheremo tra l'altro nelle fonti antiche degli attributi delle statue che sono però riconosciuti. Ecco una visione di insieme di cui parleremo più con calma. Qui abbiamo il bronzo A e qui di seguito vi faccio vedere il bronzo B. Ecco, gli elementi evidenziati sono quelli su cui soffermeremo la nostra attenzione. Partiamo quindi dai segni dell'elmo sul bronzo A. Rolley aveva detto che il bronzo A era stato concepito per avere la testa scoperta. Mi pare che possiamo negare decisamente questa impressione, questa ipotesi, guardando intanto il segno che vedete evidenziato in rosso, e il segno, un appoggio che è precisamente fatto apposta per poter accogliere l'elmo corinzio che vedete a sinistra. Ecco una ricostruzione d'insieme della testa del bronzo A. L'elmo corinzio così alto ha avuto bisogno di un perno. Avete visto, il primo perno realizzato dall'artista all'inizio si è rotto, lo hanno dovuto sostituire, e quando la statua è stata ritrovata c'era il perno ancora che fuoriusciva dalla sommità del capo. Guardate qui l'appoggio per il paranuca dell'elmo posto dietro. Ci chiediamo come possa avere pensato mai Rolley che questa sproporzione evidente possa essere stata visibile senza l'elmo. Francamente impensabile. Riassumiamo, i segni sul bronzo mostrano con chiarezza che si tratta di un elmo di tipo corinzio. La fascia sotto l'elmo non è un diadema regale, come era stato pure detto, non è un appoggio per una corona, ma è semplicemente una protezione per la testa. Tra l'altro è un particolare realistico, e pare che il realismo fosse il marchio di fabbrica del maestro che ha realizzato il bronzo A. Il bronzo B aveva sicuramente un elmo corinzio, nessuno l'ha mai dubitato. Si vede di profilo che la testa è sproporzionata e serve per evitare l'utilizzo del perno. Ma la cosa interessante del bronzo B, che per molti aspetti è meno curato, ha meno riccioli applicati a parte, in verità ha un elemento in più rispetto al bronzo A, che è una cuffia. Ecco, questa cuffia, vedete nelle frecce, si vede il triangolo che era posto all'altezza della fronte. Vedete che c'è un piccolo rettangolo di metallo martellato che andava posto esattamente dove nell'elmo corinzio c'erano i buchi degli occhi, e questo serviva a rendere visibile sotto l'elmo questa cuffia. La cuffia ha lasciato molti segni. Abbiamo la parte anteriore, abbiamo l'attacco del pareorecchie, abbiamo il segno del paranuca, abbiamo, vedete, la traccia del sottogomo. Lo si vede sia guardando il lato sinistro della testa che guardando il lato destro. La visione da dietro ci mostra tre segni, tre attacchi del paranuca che dimostrano con sicurezza che sotto l'elmo corinzio c'era un altro particolare, un particolare molto raro che non si trova con molta frequenza perché è difficile da realizzare. Questo particolare si chiama Chiunè ed è una cuffia con paraorecchie e paranuca tipica degli strateghi e del re. Un particolare quindi, come vediamo, molto importante. Rara sulle statue perché difficile da realizzare, non è rara né sulle monete, come vediamo, e nemmeno nella ceramica. La cosa interessante è che tutte le volte che viene raffigurato un personaggio con questa Chiunè si tratta appunto o di uno stratego, cioè di un generale, oppure di un re, di un basileus. Ecco quindi un bel disegno ricostruttivo di Gloria Olivetti, la ricostruzione ideale della Chiunè. Invece in quest'altro disegno di Marilisa Bonanno abbiamo la testa del bronzo B, come si doveva presentare in antico, con questa cuffia che pensiamo fosse di color porpora, appunto perché era la cuffia del comando militare. Questa cuffia, dicevo, con paraorecchie, paranuca e sottogola. Meno difficoltà ci danno gli scudi. Vediamo qui il porpax sul bronzo A, il porpax, vedremo di seguito, sul bronzo B, e la maniglia che veniva stretta nella mano.
E da notare che si tratta comunque di scudi oplitici, di questi grandi scudi, questi si chiama l'aspis, hoplon, è lo scudo tipico dell'oplita e caratterizzava i guerrieri greci antichi. Poche parole anche sulla lancia nel bronzo A, che viene tenuta tra indice e medio, vedete la ricostruzione di Maralisa Bonanno a destra, è un modo semplice per tenere la lancia e non fare strofinare a terra la seconda punta. Sapete, le lance oplitiche avevano due punte, una principale, in caso di rottura la lancia poteva essere girata ed essere utilizzata anche dall'altro lato. Ecco la lancia nel bronzo B. Qui un particolare va detto, si tratta di una lancia, con certezza lo si vede dal segno che ha lasciato. Tra l'altro quel bianco che si vede all'interno del pugno è lo stagno che è stato utilizzato in epoca romana quando è stato ricostruito il braccio del bronzo B. Probabilmente la statua era caduta, hanno dovuto fare il calco del braccio destro e rifarlo, e la lancia non fu rifatta, ma furono attaccati due tronconi mettendone uno dalla parte più in basso dove c'è la freccia, l'altro dalla parte dietro. Quindi si tratta di un meraviglioso restauro fatto in epoca probabilmente adrianea, si presume, un restauro molto tardo, quindi significa che la statua è stata, le due statue sono state visibili almeno per mezzo millennio. A queste certezze cui abbiamo fatto riferimento se ne può aggiungere un'altra, la certezza ovvero che la terra di fusione prova che le due statue siano state eseguite ad Argo. Allora il professore Paolo Moreno giustamente fa notare che il mito nazionale argivo è quello dei sette contro Tebe, cioè dei sei guerrieri di Argo che hanno accompagnato il tebano Polinice a riprendere il suo regno a Tebe, che era nelle mani del fratello Eteocle. Eteocle e Polinice erano i figli di Edipo e Giocasta ed erano appunto maledetti da quest'unione, che era l'unione tra madre e figlio, anche se inconsapevole. E a questo mito sembra fare riferimento appunto la confezione, l'esecuzione dei bronzi di Rieti. C'è una versione magno-greca del mito, una bella versione magno-greca del mito, nel quale alla fine, sapete, Eteocle e Polinice, anche nella tragedia di Eschilo, sette a Tebe, si uccidono reciprocamente, il fratricidio reciproco. Ecco, nella versione magno-greca, in verità, Giocasta non sarebbe morta, come ci dice Sofocle nell'Edipo Re, per la vergogna appena saputo di essere sposa di suo figlio, ma rimane viva e addirittura deve assistere al duello tra i suoi due figli, cercando di fermarlo. Ora, questa versione magno-greca, che probabilmente viene da Stesichoros, dal grande poeta e tragediografo della Magna Grecia, probabilmente ha lasciato una traccia in alcuni sarcofagi attici, qua ve ne faccio vedere uno, una traccia nella quale si vedono i due fratelli che stanno per affrontarsi e la madre che scopre il petto, le mammelle che hanno nutrito entrambi nel tentativo vano di fermarli. Se uniamo questa notizia a un passo di Tazziano, questo passo dei Ad Grecos, Tazziano è uno dei primi retori e polemisti cristiani. Ecco, leggiamo un attimo il passo nella traduzione che ci fa Alfonso De Franciscis. Infatti non è difficile che il fratricidio sia tenuto in onore presso di voi, che vedendo le statue di Polinice e di Eteocle, non distruggete il ricordo di quelle infamie, seppellendole con il loro autore Pitagora. Si tratta qui di una straordinaria menzione tra il primo e il secondo secolo d.C. di un gruppo statuario di Eteocle e Polinice, quello che abbiamo visto raffigurato nel sarcofago attico, questo gruppo che teneva presente la versione di Stesicoro del mito di Eteocle e Polinice. Ci chiediamo allora se questo, che è una urna cineraria che focalizza la parte centrale di questo mito, vedete Eteocle e Polinice che si fronteggiano entrambi nello stesso atteggiamento e la madre nel mezzo. Se voi guardate l'espressione di Polinice, del più giovane, che è posto a destra, vedete che ha un'espressione appunto corrucciata, che assomiglia moltissimo all'espressione del bronzo A, questa espressione sarcastica, mentre invece il bronzo B ha un'espressione quasi rassegnata. Ci chiediamo quindi se non abbiamo avuto la fortuna di ritrovare due delle tre statue del gruppo statuario appunto di Pitagora, del quale vi proponiamo questa ricostruzione. Euprattein.